L'impegno sulla dispersione non è un impegno aggiuntivo, è l'impegno con la lettera maiuscola della scuola. Al Maschio Angioino un nuovo incontro per i responsabili del patto educativo di comunità, lo strumento introdotto dal governo nel 2020 per irrobustire il ruolo della scuola e per contrastare il disagio scolastico col coinvolgimento di altri soggetti territoriali, pubblici e privati. Il punto di forza del patto educativo è che per la prima volta ci si focalizza su una necessità reale, cioè la necessità di mettere al primo posto il lavoro, l'educazione. Quindi tutte le istituzioni anche il terzo settore e la Chiesa si mettono insieme le loro energie e le loro risorse per realizzare un progetto di sostegno a quelli che sono i bisogni educativi della popolazione, soprattutto quella che noi appunto stiamo intercettando come popolazione più fragile. Nel corso dei lavori sono stati presentati i dati aggiornati sull'evasione scolastica regionale e cittadina, che hanno stimolato un confronto schietto e vivace fra i diversi protagonisti presenti. Sono dati che derivano da un trend abbastanza storico, che però mi permetto di dire è in miglioramento, nel senso che rispetto a qualche anno fa qualche punto percentuale il sistema scuola per la Campania l'ha avuto. Questo non significa che bisogna fermarsi, anzi. Di recente il Comune di Napoli si è dotato di una piattaforma informatica per monitorare l'evasione e migliorare la prevenzione. L'attenzione che viene a essere posta su questi dati è un'attenzione che richiede l'intervento dei servizi sociali. Quindi necessariamente l'assessorato al welfare è proprio l'altra gamba, no? che sostiene questo progetto.